Buonasera, benvenuti a questa presentazione di questa ricerca che è già partita in realtà, è già partita da 6 mesi mi pare, sulla storia del Partito Comunista dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo pensato di dedicare a questa, chiamiamola presentazione, un'ora, un quarto, ecco, perché non si può ricostruire 70 anni di storia, perché sennò a mezzanotte saremo ancora qui, e poi perché, come tutte le ricerche, le analizzeremo soprattutto in fase di realizzazione, cioè quando il lavoro sarà finito. E quando sarà finito? Ovviamente sarà finito per il 2021, per il centenario del Partito Comunista, e soprattutto l'intenzione di concludere per il gennaio del 2021, giusto? Abbiamo qui con noi questa sera a parlarci di questa ricerca importantissima, perché in realtà non esiste uno studio organico del Partito Comunista Emilia Romagna negli ultimi 70 anni. Esistono tanti studi locali, tante ricerche, tanti approfondimenti, ma non esiste un lavoro organico. E perché nasce questa esigenza? Nasce fondamentalmente per scoprire se esiste una specificità del Partito Comunista Emiliano Romagnolo rispetto all'esperienza ovviamente nazionale del Partito Comunista Italiano, che, lo ricordiamo, è stato il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Quindi è un lavoro che sicuramente si presterà a molto interesse e anche a qualche critica, che è il bello poi della storiografia. E per parlarci di questo progetto, per così dire, abbiamo con noi il professor Carlo De Maria, che è questo qui, il signore qui alla mia sinistra, e insegna storia contemporanea e didattica della storia all'Università di Bologna ed è direttore dell'Istituto Storico di Forlì-Cesena e soprattutto il coordinatore dei circa 30 studiosi che si occuperanno della produzione di questo libro. Alla mia sinistra, direttamente da Roma, il professor Francesco Giasi, che è il direttore della fondazione dell'Istituto Antonio Gramsci, che da anni si occupa di storia del pensiero politico, di storia dei partiti, dei movimenti politici. Alla mia destra, lo conoscete tutti, il professor Walter Tega, attualmente presidente dell'Accademia delle Scienze di Bologna, dal ricchissimo curriculum, che non stiamo a ricordare, e che io ricordo come ottimo professore di storia della filosofia all'Università di Bologna. Bene, allora io darei allora subito la parola a De Maria, proprio con questo spirito, cioè con lo spirito di fare davvero una chiacchierata, ecco, non, anche perché vi tedieremmo troppo, insomma. Per cui la prima domanda che faccio a De Maria è appunto questa: intanto, per quello che avete trovato, per quello che state facendo, come è costruita questa ricerca? Quali sono le linee di analisi del vostro lavoro? E soprattutto, cercate la pepita d'oro, che cosa state realmente cercando? Prego. No, non cerchiamo la pepita d'oro, cerchiamo invece di costruire un progetto sulla storia del PC che sia attento alla dimensione della ricerca, naturalmente, ma anche a quella della comunicazione storica. L'obiettivo fin dall'inizio, quando abbiamo appunto cominciato a riflettere su questo progetto, è stato identificato nella capacità di andare oltre il pubblico degli addetti ai lavori, perché se nel 2021 ci accorgessimo che questo progetto è rimasto nell'alveo e nel ristretto circolo degli addetti ai lavori o degli ex dirigenti, sarebbe stato un fallimento. Quindi attenzione alle strategie della comunicazione storica e, accanto a questo, identificare quei temi ancora di vivo interesse, cioè quei temi che hanno animato la storia del PC in Emilia Romagna e nella dimensione nazionale, che sono ancora di vivo interesse, e ce ne sono. Questo perché? Perché l'obiettivo che ricordavo inizialmente, cioè quello di allargare il pubblico
oltre gli addetti ai lavori, cosa significa sostanzialmente? Significa riuscire a parlare anche alle nuove generazioni, cioè a quelle generazioni che hanno cominciato a formarsi quando la storia del PC era già conclusa o si stava concludendo. E noi sappiamo da storici, sappiamo bene che le domande che noi rivolgiamo al passato sono influenzate, sono determinate dall'attualità, dai problemi dell'oggi. Proprio per questo la storia è una materia affascinante, perché non è qualcosa di monolitico e di ingessato, ma è una materia plastica che cambia nel corso del tempo proprio rispondendo alle sollecitazioni che l'oggi ci pone. Ecco, allora, oggi i temi del lavoro, i temi dei diritti sociali che finalmente stanno tornando faticosamente anche nell'agenda politica, ecco, sono temi che sono sentiti in maniera viva anche dalle nuove generazioni che magari non si impegnano più tradizionalmente all'interno dei partiti costituiti come era un tempo, ma che comunque portano avanti forme di attivismo, di impegno sociale e civile. E proprio sui temi del lavoro, dei diritti sociali, sui temi ambientali, stanno riscoprendo le ragioni di un impegno. Ecco, io credo che queste domande legate all'oggi ci permetteranno una lettura della storia del Partito Comunista Italiano che sappia parlare anche all'oggi. Qualcosa sui ricercatori, sullo staff? Lo staff, vabbè, intanto i partner che promuovono questo progetto di ricerca sono le fondazioni democratiche, come capofila la Fondazione 2000, dove ci troviamo, e poi la rete Emiliano-Romagnola degli istituti storici. Lo staff dei ricercatori, dunque, intanto va detto che l'obiettivo di questo progetto è triplice, nel senso che vogliamo produrre un portale, una mostra multimediale e poi due pubblicazioni che raccolgano le ricerche originali svolte in questo triennio di lavoro. Questi tre sono gli obiettivi. Ecco. In tutto, tra mostra, portale e ricerca storica, i ricercatori, gli archivisti, gli operatori culturali coinvolti sono una trentina. Professionisti, ricercatori che si muovono nell'ambito degli istituti storici Emiliano-Romagnoli e delle università Emiliano-Romagnole. Generazionalmente, diciamo, si collocano tra i 30 e i 40 anni di età, grosso modo, e quindi anche questo sguardo, diciamo, nuovo ci permetterà, credo, di raggiungere dei risultati interessanti sotto diversi punti di vista. Ecco, io prima ho detto, non so se è vero, e cioè che non esiste attualmente uno studio organico della storia del Partito Comunista in Emilia Romagna. Ecco, intanto perché non esiste, domanda stupida, però insomma cerchiamo di capire anche perché la storiografia non si è mai soffermata sullo specifico dell'Emilia Romagna. Allora, hai pienamente ragione, in effetti una delle novità di questo progetto è lo sguardo regionale, su questo stiamo insistendo moltissimo, superando anche alcune resistenze, no? Perché le singole fondazioni, i singoli istituti giustamente tengono molto alla loro dimensione territoriale, cittadina, provinciale, ma crediamo che forzare insomma in qualche modo queste piccole resistenze più che legittime e aprire lo sguardo compiutamente alla dimensione regionale sia importante proprio per la novità dei risultati che così si possono raggiungere. Perché, tu mi dicevi, manca ancora uno studio di questo tipo? Beh, mi sembra di poter dire che si è verificata una difficoltà da parte della sinistra a riflettere sulla sua storia. Indubbiamente l'89 rappresenta una cesura sulla quale ancora è necessario approfondire e riflettere. Ma credo che sia giunto il momento, diciamo,
ormai è così ampio lo iato, insomma, che passa tra la fine del Novecento e gli scenari della globalizzazione del XXI secolo, che ecco, questa differenza ci permette ormai di storicizzare anche l'ultima parte del XX secolo. Bene, grazie De Maria, poi ovviamente torno in gioco. Io invece chiamo Francesco Giasi, che appunto, come si occupa di storia del pensiero politico, la prima domanda che volevo fare è un po' questa. Partiamo proprio dalle origini, perché nelle origini del Partito Comunista noi troviamo due soggetti che vengono sempre citati, no? Armando Bordiga, quindi, insomma, l'espressione un po' napoletana, e Ordine Nuovo con Gramsci. Beh, insomma, l'ala romagnola rivendica un'importanza del Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, che era, lo dico perché c'è Francesco Succi, che è l'istituto storico della resistenza di Rimini, che era una piccola realtà nata nel 1881 a Rimini, un congresso clandestino, espressione ovviamente del socialismo di Andrea Costa, e che confluì nel Partito Socialista. Nel Partito Socialista ovviamente rappresentò la corrente massimalista e di fatto fu uno dei grandi traghettatori della svolta di Livorno. Hai delle obiezioni su questa, chiamiamola, rilettura della nascita del Partito Comunista? Prego. Faccio domande anche un po' sì, più spiritose. No. Allora, che Bordiga sia stato il segretario, il primo segretario del Partito Comunista d'Italia nel dopoguerra è stato ammesso più o meno a metà degli anni 50, perché il fondatore mitico era Gramsci. Che invece iniziò a dirigere il partito nel 1924. I primi 3 anni di vita del partito furono in qualche modo cancellati, perché appunto segnati dalla direzione settaria, dottrinaria di questo ingegnere napoletano che era Bordiga, Amadeo Bordiga. Ma non c'è solo la componente del Soviet di Bordiga e dell'Ordine Nuovo dei torinesi, quindi Gramsci e Togliatti, ci sono altre componenti. Beh, intanto i romagnoli alla direzione del PC avevano un famigerato revisionista, Antonio Graziadei, ma tra i fondatori del PC a Ravenna c'è Luigi Dalpane, che è, insomma, l'eminente storico, ecco, il filologo anche, no? Storico del lavoro, storico dell'economia, biografo di Antonio Labriola, ma lasciò ben presto il PC, lo lasciò nel 22 in seguito ad un'aggressione subita nelle ville vicino Ravenna. No, non c'è da mettere in discussione, da sconvolgere la storia delle origini. Le origini a cui tu prima ti riferivi sono state raccontate da Zangheri nella Storia del Socialismo Italiano, quei due volumi pubblicati da Einaudi, dalla Rivoluzione Francese ad Andrea Costa. Qual è la storia precedente? Questa è una storia interessante, anche perché le ricorrenze e gli anniversari sono una buona occasione per ricostruire, per reinterpretare, per dibattere, per mostrare, esibire fonti. In questo caso noi non dobbiamo celebrare il Partito Comunista Italiano, né tantomeno la scissione di Livorno, che fu comunque sia una scissione. In un appunto del 23 Gramsci dice che, questo lo scrive in un appunto a Mosca, che Livorno determinò il trionfo della reazione, perché il movimento operaio e contadino italiano si divise, quindi fu per molti versi una iattura. Noi dobbiamo provare a raccontare la storia del Partito Comunista Italiano dal 21 al 1991 pensando alla storia d'Italia.
cioè ricostruendo la storia del PC si ricostruisce la storia d'Italia, lo si fa ricostruendo il primo quinquennio fino al 26, fino alle leggi eccezionali del novembre del 26, fino alle entrate in clandestinità, poi il Parlamento viene liquidato e questi dirigenti comunisti, socialisti, democratici, repubblicani finiscono a confino, in prigione, in esilio, e la sorte di Turati, di Treves, di Modigliani, di Bordiga, di Gramsci, Togliatti, eccetera, eccetera, dei Rosselli. E poi c'è la Resistenza, e poi c'è la storia dopo la Liberazione, che è storia di organizzazioni politiche di massa. E il PC è un partito organizzato di massa. Che cosa ci interessa? Mostrare la capacità di aggregare, formare, selezionare classi dirigenti, ad esempio, capacità di mobilitare, ad esempio, capacità di governare o meno, ad esempio. Il caso dell'Emilia Romagna è un caso particolare, un caso unico, non paragonabile neppure al caso della Toscana, che ha molte analogie. E io ho dato uno sguardo al progetto di De Marie della Fondazione 2000. E attraverso questo portale si potranno riportare alla luce le fonti, le fotografie, riavremo i volti, va bene? Riavremo i volti, i giornali, i manifesti, i volantini, gli opuscoli, i giornali provinciali, regionali, c'è un altro progetto. E noi dobbiamo su questo dialogare, io l'ho già fatto con Roda, c'è un progetto archivistico nazionale della Fondazione Gramsci che collaborerà con tutte le fondazioni democratiche, con gli istituti della Resistenza, partendo dall'INSMLI, che è l'istituto nazionale che coordina la rete degli istituti della Resistenza, con gli istituti Gramsci, con gli archivi di Stato, che conservano gli archivi territoriali del PC. Alla Fondazione Gramsci è conservato l'archivio della segreteria, quindi della direzione, quindi delle sezioni di lavoro del PC, diciamo l'archivio storico nazionale, che non ha più valore degli archivi territoriali che purtroppo sono ancora dispersi in parte. Nel caso dell'Emilia voi avete un vantaggio, avete gli archivi quasi tutti in ordine, recuperati. Io mi riferisco agli archivi provinciali, agli archivi del comitato regionale, ci sono gli archivi delle sezioni, ci sono gli archivi dei dirigenti. Erano comunisti ordinari. No, quando io ho fatto riferimento al 1926, da Mosca nel 1926 partì un ordine, portateci l'archivio perché l'archivio è in pericolo, visto che vi sequestrano tutti. Là viene il trasferimento dell'archivio a Mosca. No, i comunisti per statuto dovevano conservare le carte. Questo è un caso unico nella storia dei partiti comunisti, dei partiti, di tutti i partiti italiani, piccoli e grandi. L'archivio storico conservato alla Fondazione Gramsci, l'archivio di Botteghe Oscure, già ben ordinato dagli archivisti di Botteghe Oscure, che ci è stato consegnato e che adesso noi mettiamo a disposizione degli utenti e degli studiosi. Quindi, per chiudere, il nostro è un progetto archivistico. Cercheremo di mettere in rete. In Emilia-Romagna avete ancora un altro vantaggio, avete un magnifico istituto dei beni culturali, IBC, che ha messo in rete gli archivi esistenti, avete molti istituti storici della Resistenza, avete l'istituto Gramsci dell'Emilia-Romagna, molte fondazioni democratiche che conservano archivi, il problema sta altrove. Quindi noi proveremo a recuperare, a riaggregare, a mettere in rete, a mappare, a dar conto di tutti gli archivi che si sono salvati e cercheremo di sollecitare ulteriori recuperi. Grazie. Io con te che volevo, come dire, ritornare un po' sulla traccia storica, perché giustamente Giasi sottolineava il ruolo di Gramsci nella costruzione del Partito Comunista e Togliatti fu colui che più utilizzò Gramsci nella costruzione del Partito Comunista. Ed è importante,
appunto in questo percorso, chiamiamolo emiliano-romagnolo, che si affaccia però sulla scena nazionale, un intervento di Togliatti, Ceto Medio ed Emilia Rossa, che è del settembre del 1946, che è un testo molto citato e forse anche poco letto, ma insomma, questo succede poi un po' per tutto. Ecco, esiste una specificità da questo punto di vista dell'esperienza emiliano-romagnola. In fondo l'Emilia-Romagna non era, come dire, una regione operaista come poteva essere magari il Piemonte, no? La stessa Napoli di cui parla Bordiga era una Napoli industriale. L'Emilia-Romagna in realtà è una regione ancora molto agricola, dove c'erano i latifondi, dove c'era il bracciantato e dove c'era anche questo, chiamiamolo, piccolo ceto medio forse anche non particolarmente innovativo per il tempo, ecco, non è certo il ceto medio che oggi porta l'Emilia-Romagna ad essere una delle eccellenze nazionali. Ecco, allora proprio su questo possiamo aprire una riflessione particolare proprio partendo da Ceto Emilio ed Emilia Rossa, prego. Sì, io infatti quando prima tu mi hai presentato, io sì, è vero, ho insegnato 44 anni all'Università Storia della Filosofia, faccio il presidente dell'Accademia delle Scienze, ma io ho diretto per 20 anni il Gramsci della regione Emilia-Romagna. Non solo, ma ho militato a lungo nel Partito Comunista facendo parte del gruppo dirigente locale, regionale e nazionale. E ovviamente non ero considerato il professore di filosofia, ma un militante. Tant'è che credo che sia stato Castelli che, o l'organizzazione, che io venivo mandato di sera o nei comizi o a fare i comizi alle feste dell'Unità nei posti più remoti. Va a Baricella oppure vai a Castellion de Peperi. Io ci andavo. Poi non so con quanto è successo, però devo dire che mi ricordo molto bene i congressi che sono andato a fare alla Menarini, per esempio, capito? Alla Menarini, dove c'era un nucleo sindacale fortissimo e dove noi avevamo anche qualche piccolo problema, anzi parecchi problemi. Questo volevo dirlo perché ancora oggi io sono il professore, in realtà io mi sono fatto 20 anni, poi sono tornato all'università e devo dire che non sono mai riuscito a mescolare la mia attività universitaria con quella politica, cioè a scrivere mentre ero in via Barberia 4 di politica e quando ero dall'altra parte se non di politica, se non di filosofia. Quindi io devo dire Ceto Medio in Via Rossa l'ho studiato molto bene in via Barberia 4 e l'ho anche sperimentato. Perché è importante Ceto Medio in Via Rossa? Secondo me, non voglio fare qua un commento di questo, ci porterebbe via molto tempo, perché quello che ha detto Giasi, io sono d'accordo, Giasi, l'Emilia Romagna era già organizzata in cooperative, appunto. Era il bracciantato agricolo, erano cooperative che avevano già una loro struttura, c'era già una situazione, tant'è che alcuni che sono in questa sala si ricordano che il Partito Socialista dopo il 1945 ci rimproverava di aver rubato i suoi voti, perché in fondo questa era una terra socialista, poi diventa anche fascista, ma ovviamente è anche qua semmai il ragionamento andrebbe aggiornato. Cioè, c'è un elemento di contemporaneità in questi passaggi. E quindi Togliatti viene in Emilia e in Emilia pensa che il punto di riferimento centrale siano i ceti medi. Lo pensa qui in Italia, ma lo pensa anche qua, perché in definitiva quello che era il tessuto sociale della regione era già un tessuto avanzato. Occorreva lavorarci a lungo, ma era già un tessuto avanzato e perfino organizzato. Penso alle officine reggiane, penso a alcune cose, quando gli operai diventano poi imprenditori di qualcosa, quindi si crea anche un nuovo ceto medio dopo. Ma Togliatti aveva un problema in quel momento, e dopo diventerà ancora più importante, già secondo me,
era quello di inserire il Partito Comunista nella storia d'Italia, ma nella storia d'Italia, che non era una storia rivoluzionaria, era una storia, come dire, vogliamo chiamarla così, timidamente riformista. E quindi il problema era quello di vedere qual era la possibilità di sviluppare un riformismo. Tant'è che a Guido Fanti, che io ricordo con grande piacere qui, perché è stato un grande dirigente del nostro partito, a Guido Fanti Togliatti ha fatto rifare il congresso regionale del Partito Comunista. Forse Cocchi se ne ricorda. Nel 52 gli ha detto, ma avete fatto un congresso, avete riconfermato tutta la dirigenza del vecchio partito, che erano i gloriosi uomini della resistenza, voi non è che fossero, e non avete avuto il coraggio di fare un partito nuovo, adesso rifai il congresso. E lui ha fatto il doppio congresso della regione Emilia-Romagna, da dove è venuto fuori, non so se bene o male, un partito nuovo. Adesso il problema, qual era il problema dell'Emilia-Romagna rispetto al problema del Partito Comunista Nazionale? Era proprio quello di misurarsi con il governo di una regione che aveva già presenze di governo di sinistra, attenzione, li aveva già, e che andava ovviamente rimodulato perché il fascismo aveva avuto una grossa influenza, e quindi rimodulare. Partito Nuovo qua era più importante che altrove, per questo magari il congresso della regione Puglia andò peggio di quello della regione Emilia-Romagna, però là non c'erano i comuni da governare, non c'erano le città da governare, e quindi il problema di un'applicazione al governo delle città introduce nel Partito Comunista un elemento nuovo, nuovo, non c'è più Secchia, un elemento nuovo, e l'elemento nuovo è qua lo sviluppo di un governo che richiami intorno a sé i punti centrali delle città. Nelle città non si governa soltanto avendo il rapporto con il proletariato urbano, si governano le città avendo un rapporto dialettico, se volete, quanto volete, con le istituzioni più importanti. Pensate soltanto al grande sforzo che ha fatto Fanti a Bologna nel momento in cui aggancia le politiche del cardinale Ercaro, che viene oggi definito il cardinale comunista. Cardinale comunista, Ercaro è il nemico numero uno, era quello che sosteneva la candidatura di Dossetti contro Dozza. Quindi nella storia del Partito Comunista Emiliano c'è un elemento che è quello di un rapporto, con l'industria, con la Chiesa, di un rapporto. Tant'è che quando è arrivato a Bologna qualche sindaco, e questo fa parte, lo suggerisco, mi è piaciuto molto, che tu pensi che la storia la dobbiamo fare per quelli che devono leggerla e non per me che devo commentarla o per lui. Perché nel momento in cui qua è avvenuto questo passaggio, cioè dire che era necessario, è venuto un sindaco che ci ha detto che il consociativismo era sbagliato. In realtà non c'era nei governi delle città nessun consociativismo. Quindi Cofferati si sbagliava quando è venuto a Bologna, aveva una lettura troppo sindacale delle vicende che ha fatto. Il problema era quello di un rapporto. Bologna era una città governata dai comunisti che a livello nazionale erano all'opposizione, e addirittura Bologna abbiamo governato con una giunta minoritaria quando era sindaco in Beni, che aveva 29 voti e ce ne volevano 31 per governare. Quindi voleva dire, io in quel momento facevo il capogruppo in consiglio comunale, il mio mestiere era quello di discutere con tutti per avere i due voti che mancavano nell'approvazione delle delibere. E ho passato 5 anni, ovviamente non senza conflitti, con la federazione di via Barberie, che aveva invece l'idea che si dovesse passare con i cingoli su ogni problema, no? Il caravato deve passare su ogni problema, tant'è che poi quando alla fine abbiamo tratto le conclusioni, abbiamo dovuto trarre conclusioni di un riformismo così forte. Prima uno diceva
non ci eravamo occupati da niente, ma come? Nel 70 la regione Emilia-Romagna è cresciuta sul programma dello sviluppo compatibile, o no? Vero, che c'era il tema, abbiamo discusso a lungo in quelle segreterie, dello sviluppo compatibile. E quindi c'era un dato, ma a Bologna c'era un elemento forte. E l'elemento forte, quello che poteva tenere dal punto di vista programmatico una novità, era il governo democratico che si sviluppa intorno allo Stato sociale, non un governo democratico astratto. Il governo democratico, cioè i quartieri, che si sviluppano. Infatti prima facevo una domanda al presidente di quartiere, come se la cava con tutti gli immigrati che ho visto circolare qui intorno, e mi ha detto che sì, se la cava, però non è facile. Perché? Perché io ovviamente non ho bisogno di rimandarvi al discorso che ha fatto Biffi il 4 ottobre a Bologna, nel senso che ormai il grande punto di riferimento per noi è il cardinale Zuppi, cioè nel senso che ha spiegato a tutti noi che cosa vuol dire accoglienza, e quindi voglio dire ci ha messo in una condizione di dire badate a Bologna che siete anche un po' in ritardo, anzi forse parecchio su questo argomento. Ecco, ma il problema io credo fosse ad un certo punto nella vicenda nostra, saltando tutti quanti i passaggi che potrebbero essere detti sui caratteri del riformismo. D'altra parte Zangari era dio di Dalpane, Zangari si è laureato con Dalpane, per dire. E con Dalpane si sono laureati tutti quelli che poi sono entrati o nel PD o che hanno fatto opposizione al PD, Carlo Poni, eccetera, eccetera. Dalpane è stato uno dei grandi maestri, l'altro era Mondolfo, insomma c'erano alcuni grandi maestri della sinistra che hanno formato, e d'altra parte non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui Bologna ha voluto ricostruire la città dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, ha preso in blocco i professori di statistica e di economia e li ha portati lì, Fortunati, Bellettini, erano tutti quanti lì in via Zamboni, insomma. E quindi quello, e non solo, ma stringe un patto con i fisici, perché c'era un problema da risolvere in tutta la città di strutture che servissero allo sviluppo dell'industria. Questo è il punto, Dossa aveva colto questo. Se no non avrebbe pensato una grande Bologna. Aveva colto il dato che poi in definitiva, qual è il passaggio? Il passaggio era dall'agricoltura all'industria, e che a Bologna occorreva quindi mantenere rapporti. Ma voglio dire da ultimo una cosa, io per ragioni probabilmente non pienamente meritate, ma poi nella vita capita così, ho fatto parte anche del comitato centrale del Partito Comunista. E ovviamente era una scuola, no? Uno poi il comitato centrale non interveniva mai, si permetteva di intervenire qualche volta, ma insomma voglio dire era un gruppo dirigente di livello altissimo, quindi c'era un problema. Però io mi ricordo che noi emiliani avevamo una polemica aperta col centro del partito. La polemica aperta era: voi siete troppo avanti nelle forme di consociativismo governativo. Come dire, siete troppo avanti sul piano delle alleanze sociali e quindi siete anche demoderati. Il problema era anche questo, no? Cioè la socialdemocrazia dell'Emilia-Romagna non era questo. Era un problema molto semplice che il PDS ha scoperto quando ha cominciato a governare in Italia. E cioè che tu hai la possibilità e la capacità di avere un programma prima e poi un rapporto su un programma, o altrimenti non passi. Allora io voglio tornare un po', questo per concludere, per non essere lungo, su questo argomento. Allora la discussione, e alcuni di quelli che venivano alle riunioni nazionali se ne ricordano, perché ovviamente, lo so, su alcuni grandi temi, la linea del Partito Comunista Nazionale non era proprio coincidente con la nostra. E la nostra non era un'isola rossa, non era un'isola rossa, era una realtà fortemente connessa con la situazione nazionale. Ora, il problema è che questo meccanismo entra in crisi, guarda caso, entra in crisi proprio a Bologna. Mi volevi fare una domanda sul 77? Me la fai dopo, io ora concludo. Ma il problema a un certo punto
diventa quello che nell'Emilia Romagna pone una questione nazionale, ma voglio dire il gruppo dirigente nazionale era un gruppo dirigente di grandi capacità, quindi voglio dire non c'era questo, io prima ho detto c'era questa, spesso queste forme di discussione che non riuscivano pienamente a cogliere la complessità della situazione del governo, no? Del governo locale ma anche di quello regionale, però c'era un dato. E questo io credo che nella storia che fate dovete farlo emergere. Il Partito Comunista dagli anni, da dopo il 48, diciamo 50, da qua in avanti comincia un'altra storia, che è una storia che ha segnato anche la nostra esperienza, la mia sì per esempio, ma quella di molti altri, e cioè che era diventato il partito punto di riferimento per la difesa della Costituzione e della democrazia e dei diritti civili. E lui diventa un partito che si apre. Poi dopo, voglio dire, nella propaganda di Berlusconi, in quella di Salvini, che il comunista, perché anche Salvini gli è sfuggito una volta, lo diceva Berlusconi, il comunista, no? Ci sono i governi di comunisti, no? Adesso si può dire per tante ragioni, eccetera. No, il problema fondamentale è che ancora oggi, io questo lo avverto, ancora oggi è difficile far capire, nell'epoca, come si dice, della crisi delle ideologie, poi questo non la vedo perché mi sembra che imperano le ideologie senza costrutto, ma imperano, non è vero che non ci siano ideologie, quella di Salvini è un'ideologia precisa, e che ideologia? E se ancora non l'abbiamo capito, andiamo a guardare Crozza, ieri sera Crozza, basta guardare Crozza che lo dice molto meglio di quanto non lo diciamo noi. Voglio dire che in questo momento, ecco, mi sembra importante ribadire che quella forma della politica era una forma della politica adatta alla guerra fredda, d'accordo? Adatta agli anni 60 e 70, d'accordissimo? Ma era una forma della politica all'interno della quale il Partito Comunista ha scelto, anche essendo perdente e che anche rimettendoci in quanto consensi e quant'altro, di essere il partito che difendeva la Costituzione, le regole costituzionali e quella della democrazia. Anche i lavoratori? Sì, perché io ricordo molto bene, questo invece è un ricordo filosofico, io ricordo molto bene, voglio dire, che quando Roberto Bobbio si è voluto misurare, che era un socialista di quelli autorevoli, voglio dire, no? Si è voluto misurare con il sindacato, non tanto con il partito, con il sindacato, ha dovuto riconoscere che l'ingresso delle masse nello Stato in Italia aveva costruito una struttura democratica che prima non c'era, ma che il problema del rapporto del sindacato, del lavoro, del rapporto della vota, del lavoro-società, avrebbe dovuto modificare il sindacato al punto di chiamare il sindacato ad essere uno dei protagonisti della programmazione italiana. Come si entra nella fabbrica? Si entra, per cui il proletariato può diventare azionista. Cioè era il momento nel quale si discuteva in Italia del ruolo del sindacato come elemento della programmazione economica italiana, e a quel punto Roberto Bobbio discute al punto da ritrovarsi dopo due anni non più con il PSI ma in una sorta di collocazione strana, per cui però votava per il Partito Comunista. Questo è il dato, cioè, e questo era Bobbio, voglio dire, non era, ma proprio per dire come in sostanza questa azione del Partito Comunista allora sulla maturazione della coscienza democratica e della presenza dei lavoratori come elemento propulsivo e forte è stata fondamentale. Io nella storia lo farei emergere, perché altrimenti emerge soltanto che c'era un'ideologia rivoluzionaria che poi è fallita. No, non è vero, c'è stata a lungo, sì, Bordiga, Secchia, come no, questo Secchia è scappato addirittura con la cassa, con i documenti eccetera eccetera, però poi vuol dire dagli anni 50 in avanti il Partito Comunista ha il partito nuovo è un'altra cosa. Grazie alla Terdega, grazie anche per questo contributo alla ricerca, perché poi alla fine ci sta, soprattutto, ecco, già stiamo individuando alcuni nuclei che possono essere portanti nella
appunto questa sottolineatura per esempio della polemica aperta che c'era tra il Partito Comunista Nazionale e il Partito Comunista Emiliano Romagnolo, laddove c'era appunto questa, chiamiamola, accusa di consociativismo, ecco. Ma più in generale, a volte era leggera, a volte pesante, a seconda del momento. E, ecco, più in generale, allora, tornando appunto anche alla ricerca, quali sono le specificità che intanto avete già colto del Partito Comunista e dell'Emilia Romagna? Prego. Alcune cose le ricordate Tega. Partirei da un elemento che non è ancora uscito questo pomeriggio, cioè l'attivismo femminile. Ed è per questo che abbiamo chiesto alla rete Archivi U di Emilia Romagna di entrare a pieno titolo all'interno del progetto. E, tra l'altro, quella dell'Udi in Emilia Romagna è un esempio virtuoso di rete di archivi, proprio in collaborazione con l'IBC che tu citavi. L'attivismo femminile sotto forma sia di tassi occupazionali nel mondo dell'industria, che costituivano un primato negli anni 50 e 60, sia per i numeri dell'impegno sociale e politico delle donne emiliano-romagnole. È in corso un'attività di ricerca sul tema specifico dell'educazione all'infanzia nel contesto forlivese, ad esempio, promosso dall'Istituto Storico di Forlì Cesena, e qui stiamo misurando, diciamo in presa diretta, proprio l'impegno su fonti primarie, insomma, l'impegno che le donne dell'Udi, in primo luogo, profusero soprattutto negli anni 60 e 70 per lo sviluppo della rete degli asili nido e delle scuole materne, cioè aspetti della storia del welfare emiliano-romagnoli che sono fondamentali e non ancora sufficientemente indagati. Quindi l'attivismo femminile sicuramente, un'altra specificità della storia del comunista in Emilia Romagna è l'impegno sulle autonomie. Roda ne accennava, Tega ne accennava, ma davvero questa è un altro elemento fondamentale. Allora qui vale la pena ricordare un paio di tappe. Innanzitutto il dibattito che sull'autonomia comincia a svilupparsi nel corso degli anni 60 all'interno del comitato regionale guidato da Cavina, dal Ravennate Cavina, che proprio in un intervento del 68 sottolineava il primato emiliano romagnolo sul tema del decentramento e dell'autonomia, forzando anche certe resistenze fornite dagli organi centrali del partito. Ecco, impegno per il decentramento e per l'autonomia, badate bene che non era solo riferito agli enti locali, ma anche all'organizzazione interna del partito. Cioè i dirigenti emiliano-romagnoli già negli anni 60 erano pienamente consapevoli che una compiuta riforma regionale, che arriverà solamente nel 1970, l'introduzione delle regioni a statuto ordinario, ma già negli anni 60 il dibattito era fervido su questi temi, ecco, una compiuta riforma regionale avrebbe necessariamente comportato anche un ripensamento della forma partito all'insegna di una maggiore autonomia delle espressioni territoriali del partito. Ecco, su questi temi il dibattito è veramente molto molto vivace tra anni 60 e 70 e il già citato Renato Zangheri da questo punto di vista diede un contributo fondamentale sia nella sua attività politica e ancora nella seconda metà degli anni 70 sollecitava il suo partito a un maggior coraggio sul tema dell'autonomia, ma sia da un punto di vista della ricerca storica, perché è Renato Zangheri a riscoprire l'importanza di Andrea Costa nelle origini del socialismo italiano. Quindi l'impadroniamoci dei comuni costiano torna, diciamo, all'attenzione del dibattito storico proprio grazie alle fondamentali ricerche di Renato Zangheri e i due volumi citati da Francesco Giasi della storia del socialismo italiano costituiscono
la migliore storia del socialismo italiano, la migliore storia del, purtroppo rimasta incompiuta, insomma. Quindi l'attivismo femminile, il tema dell'autonomia, l'impegno sulle riforme istituzionali, lo stesso Zangari nel 1983 in un'intervista al Resto del Carlino poneva, diciamo, tra i punti fondamentali la riforma del bicameralismo, quindi la trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni. Ecco, vedete che sono temi rimasti in sospeso nel dibattito italiano, siamo sempre lì. E quindi davvero la dimensione istituzionale e della riforma istituzionale rappresenta un punto centrale anche nel dibattito emiliano-romagnolo. E il tema, non torno sul tema del lavoro e dei diritti sociali perché già in apertura ne avevo parlato. Bene, io riprenderei un passaggio di Piega, secondo me abbastanza interessante, quando appunto ci ricordava l'esigenza, se ho capito bene, soprattutto di Togliatti, di inserire il Partito Comunista nella storia d'Italia. Ecco, a tal proposito, una, diciamo, delle operazioni di Togliatti, che rileggeva Gramsci, però qui Ciasi ci aiuterà, fu quella appunto di legare l'esperienza della resistenza, che ovviamente ha visto il Partito Comunista forse il partito più impegnato nella resistenza, con tutto, senza negare ovviamente l'apporto di tutte le altre componenti, con il Risorgimento. Ecco, questa linea di continuità che in qualche modo si è costruito virtualmente, culturalmente, fra il Risorgimento, la Resistenza e il Partito Comunista che entra nella struttura democratica dell'Italia. Prego. Fantastica domanda. Grazie. Da 5 minuti. Quattro, ci metto quattro. No, però a proposito di Togliatti voglio prima dire qualcosa a proposito del doppio capolavoro di Togliatti. Marzo 1944, Napoli, la svolta di Salerno. Il secondo capolavoro di Togliatti è la raccolta attenta, fruttuosa, dell'eredità del socialismo, che significa eredità del riformismo. Questa è la parola non usata. Gramsci e Togliatti dal 19, gli anni dell'Ordine Nuovo, fino al 26, erano stati avversari di Prampolini, di Nullo Baldini, di Giuseppe Massarenti, di Giuseppe Bentivogli, cioè del riformismo reggiano, quello di Molinella, quello di Ravenna, delle cooperative, delle camere del lavoro, eccetera, eccetera. Erano stati, perché loro erano un partito rivoluzionario e la cooperazione, il socialismo municipale, neutralizzava le forze rivoluzionarie. Questo è il punto. La svolta di Togliatti, Gramsci capisce già nel 30 in carcere, i guadagni del carcere sono questo, anche questo. La svolta di Togliatti, il richiamo a quel testo del 46, l'elogio di Prampolini, Togliatti fa l'elogio di Nullo Baldini, questo è il punto. Cioè, noi dobbiamo raccogliere quell'eredità, ecco perché i socialisti poi si innervosivano, quell'eredità è nostra. Per quanto riguarda il Risorgimento invece non c'è soltanto il richiamo a Garibaldi o all'eredità di Mazzini, l'eredità del pensiero democratico, repubblicano, azionista, ecco. C'è il problema del nesso tra nazione e popolo, questo lo dico in un minuto, quando si dice che Gramsci è un critico del Risorgimento italiano, si dice la verità, però Gramsci fu un ultra unitario. La sua tesi è che il Risorgimento non ha
realizzato compiutamente l'unità del popolo. Quindi guai ad assimilare Gramsci ai neoborbonici che dicono che il risorgimento fu... Che Gramsci ha una posizione ultra-unitaria, che è la posizione di Togliatti. Il primo scritto di Togliatti contiene un richiamo a Cavour. E quindi i richiami, prima della resistenza, le brigate erano già brigate Garibaldi, c'era Spagna. Quindi l'eredità, il secondo risorgimento. Quindi il secondo risorgimento ha da realizzare ciò che non fu realizzato compiutamente allora. Ma apologeti del risorgimento furono. Quindi la critica di Gramsci, il revisionismo risorgimentale di Gramsci, che è quello di D'Orso, quello di Gobetti, in una forma molto più articolata, molto più complessa. Il problema è il nesso che esiste tra la nazione e il popolo. Il popolo, dopo l'unità d'Italia, viene tenuto ai margini. Questo è... Hanno diritto di voto il 2% degli italiani. Adesso arrivo invece alla domanda che avevo preannunciato a Tega, perché c'è questo, in parte tu hai detto che poi questo modello mito dell'Emilia Romagna non è mai esistito, però insomma in realtà è anche esistito, diciamo, nel momento in cui il modello dell'Emiliano, ecco, io sono visto da Roma, forse 20 anni fa era un'altra roba, ecco. Non era esportabile, questa è una tesi, però non abbiamo... Ah, ecco, probabilmente in Puglia era più complicato, in Calabria forse era ancora più complicato. Ecco, però io appunto volevo arrivare al 77, perché? Perché noi vediamo in questo percorso che insomma parte dal, diciamo, soprattutto in Emilia Romagna, dalla resistenza, quella di liberazione, le lotte operaie, i fatti di Reggio Emilia, prima ricordavi incontro con l'Ercaro, ecco, in tutta questa parabola, diciamo, alla fine c'è, chiamiamolo, un incidente di percorso, definiamolo così, questo 77 che nessuno si aspettava, dove la pubblicistica in sostanza ha giocato sull'immagine della vetrina che si è rotta, no? Si era rotta la vetrina dell'Emilia Rossa. Ecco, e siccome io ero un piccolo studente di provincia che frequentava e soprattutto faceva finta di studiare filosofia, e ricordo perfettamente quello che avveniva, possiamo dire, nella nostra facoltà. Ecco. Ecco, fra l'altro lo dico, Tega era uno degli obiettivi del movimento del 77, cioè adesso non so se lui ne era, come dire, onorato oppure ne era un po'... presumo scocciato, forse anche un po' preoccupato, perché in realtà ecco, allora questa vetrina che si rompe, vissuta proprio da dentro, come l'hai vissuta? E soprattutto che effetto ha fatto questa roba che è arrivata quasi improvvisa, per cui scopri che, diciamo, le nuove generazioni, senza generalizzare anche qui, perché c'è un po' di mitologia sul 77, e purtroppo chi parla del 77 sono quelli che il 77 erano protagonisti, quindi non puoi chiedere all'oste se il vino è buono, insomma. Però ecco, al di là di questo, ecco, questa vetrina si è rotta, si è infrantumata, che cosa si è capito, quali interventi sono stati effettuati per, virgolette, ricucire, anche da parte del partito, che in quel momento aveva un ruolo importante nel Partito Comunista. Sì, io faccio una premessa, però breve. E io mi trovo ancora d'accordo con loro due, con Giasi in particolare. C'è questo elemento che ci porta a considerare il popolo-nazione insieme alla democrazia. Questo è un elemento distintivo rispetto al sovranismo attuale. Noi non abbiamo mai pensato che il popolo non fosse un protagonista. Abbiamo pensato che il popolo era fatto di cittadini. I cittadini costituiscono poi il popolo, non il contrario. Cittadino vuol dire che ha diritto, che aveva i diritti, punto e basta. E
quindi il compito di un partito che vuole mantenere insieme un'identità, una cultura e una capacità di muoversi all'unisono per un paese, doveva in primo luogo garantire alcune cose, cioè le libertà e cioè le condizioni di vita accettabili, cioè combattere la povertà, l'emarginazione, ma rafforzare lo Stato sociale e tenere un conto che il tema del lavoro diventa fondamentale. Io qua devo dire che c'è un passaggio che poi ci aiuterà a dire qualcosa sul 77, che è quello di un grandissimo segretario del Partito Comunista che è Enrico Berlinguer. Ebbene, Enrico Berlinguer è stato, come dire, ha dovuto scontare una serie di questioni molto forti. La permanenza di una linea che pensava che tanto l'ora X sarebbe arrivata, il 68 che invece diceva che l'ora X era già arrivata e che eravamo in ritardo, un partito che è costretto ad andare a dire a casa loro ai sovietici che la spinta propulsiva era finita, e tant'è che quando ci è andato l'ha fatto parlare in una saletta appartata e dopo ovviamente Togliatti qualcosa l'ha detto nel memoriale di Yalta, ma era tutt'altra cosa. E allora a questo punto voglio dire che Berlinguer si trova a governare un partito all'interno di una situazione internazionale che è molto cambiata. Il Partito Comunista, voglio dire, trova difficoltà di fronte a una situazione nazionale che produce tensioni fortissime. Perché se poi noi pensiamo che la tensione del 77 è quella di Bologna, vuol dire che non abbiamo sottovalutato il rapimento Moro, abbiamo sottovalutato le Brigate Rosse, eccetera, eccetera. Il periodo era quello. E che si tentasse di mettere Bologna in scacco mi sembrava evidente. Poi domandarmi, ma perché l'operazione in parte riuscì? Perché in parte riuscì. L'operazione riuscì perché fummo noi forse a non capire pienamente tutto quanto che succedeva. Mi fa piacere che voi parlate dell'attivismo femminile nella vostra storia. Noi non lo avevamo capito fino in fondo. Nei nostri organi una donna e un cattolico erano questi noi dogmi, siamo pluralisti. Non so fino a quando... È un panda. Non so fino a che punto noi fossimo convinti di ciò. Sull'aborto noi rimanemmo a vedere, anche sul divorzio dovemmo aspettarsi, e anche su una cosa molto importante come la carta del diritto del lavoro. Noi ci siamo astenuti, che voleva dire che il Partito Comunista stava cominciando a perdere un po' di collegamenti, non tanto con una base operaia con la quale erano ancora forti, perché il terrorismo colpiva la base operaia, Guido Rossa, eccetera, ma proprio con le nuove generazioni e i ceti medi. Là si allentava una situazione. Allora a Bologna, quando avviene la rivolta degli studenti, avviene per ragioni comprensibili. Posso dire una cosa? Tanto possiamo dirla ora. Ma è possibile mai che noi a febbraio, nel febbraio di quell'anno, ci siamo trovati a difendere una situazione universitaria, una programmazione che prevedeva 24.000 studenti? Gli studenti universitari a Bologna, secondo il piano Cervellati, dovevano essere 20.000 e secondo le idee di Zangri dovevamo esportarli in Romagna ma senza nessuna destinazione. Credo che Cocchi si ricordi che noi abbiamo discusso come matti a lungo per anni sull'università in Romagna, anche perché quando fate la storia di questa vicenda, fare la storia di Bologna non vuol dire fare la storia dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna è una cosa completa, soprattutto se noi per caso avessimo dimenticato nei documenti la congiunzione E, Emilia-Romagna. Se ce lo fossimo scordati avremmo avuto ovviamente problemi seri con la Romagna. E il problema della regione quando nasce è quello di stabilire i poteri delle singole situazioni, che non era così semplice. E quindi voglio dire, c'era anche un problema di una
difficoltà, io la dico così, nel riconoscere in Bologna il capoluogo regionale, c'è ancora oggi. È il capoluogo della regione, Bologna, ma secondo me non ha ancora capito questa cosa, non è ancora chiara, anche perché Bologna ha fatto un errore, non è voluta diventare quando lo doveva la grande Bologna. Adesso c'è l'area metropolitana, ma poteva fare anche prima, l'area metropolitana è la grande Bologna. Bologna ha una grande università, un tribunale, un ospedale. A Bologna ogni giorno arrivano 800, se non addirittura 1 milione di persone, poi ce ne abitano 300.000, ma questo non conta. Andate a vedere di mattina alle 8 la stazione e vi rendete conto che cosa vuol dire arrivare a Bologna. Quindi voglio dire, in quel momento noi abbiamo avuto una difficoltà. La difficoltà è stata messa in evidenza dalla situazione nazionale che vi dicevo, per cui nel 77 la nostra rincorsa era quella di recuperare un rapporto con le donne, con i giovani, con l'università. Appunto, tu dici, no, a me hanno scassato 3 volte lo studio, il mio e quello di Enzo Collotti, perché Enzo Collotti faceva il professore qua ed era lo studioso del nazismo, no? Cioè, Enzo Collotti, una figura storica qua. Quello di Zangari no, perché Zangari all'università da tempo che non c'era, però ovviamente era un figlio. Ora l'obiettivo non era che fossi né io né Collotti, l'obiettivo era questo dato. Allora io devo raccontare un fatto più o meno autobiografico. Io mi occupavo dell'Istituto Gramsci, mi occupavo della cultura e a un certo punto mi hanno detto la sera del 10 marzo di andare a seguire la riunione della sezione universitaria in assoluta rivolta nei confronti del partito, cosa che poi è durata un po', è finita lì. Ovviamente l'accusa del partito era non avete capito i giovani, eccetera, eccetera. Era semplice, il problema era molto più complicato e era molto più difficile da risolvere. Anche perché il problema del 77 è legato a una gestione delle situazioni. E noi ci siamo trovati a gestire il 77 con la presenza costante della direzione nazionale nei nostri organi dirigenti. Presenza costante. Non vi dico chi erano le presenze. Beh, voglio dire, non così, però certamente eravamo sotto tutela, questo sì. Cioè, no, anche perché qualunque cosa arrivasse a Bologna diventava nazionale. Tant'è che quando un eroe di quel tempo, che era Tortorella, decise di venire a Bologna il 24 maggio a fare un comizio, ed era dopo molti mesi di silenzio, noi non eravamo mai più arrivati in Piazza Maggiore e abbiamo dovuto difendere con servizio d'ordine adeguato quel comizio, anche perché Tortorella non era un oratore massimo e quindi non riuscì a infiammare le poche migliaia di persone che c'erano lì. Però era bravissimo, voglio dire, ha raccontato loro il socialismo riformista, ma non era il momento di farlo, non era il momento, era giusto quello che diceva. Allora a questo punto io credo che c'è un problema, che quello che avviene a Bologna in quel momento, che viene recuperato nell'autunno, perché nell'autunno accade un fatto che qualcuno pensa di poter fare allo stadio un concerto di massa per i giovani. Sì, Patti Smith. Ma il problema di Patti Smith non era solo quello che sarebbero arrivate migliaia di giovani. Perfino a Lucca, su una cattedrale, io ho visto Zangherin, Zangheraccio, ho visto, cioè voglio dire, questi morti erano arrivati lontano. Quindi il concerto di Patti Smith porta allo stadio di Bologna 20.000 ragazzi. Non solo, ma manifestazioni continue c'erano. A qualcuno venne l'idea buona di dire, vabbè, ma le nostre sezioni che fanno? Si chiudono dentro o si aprono? No, si aprono. Offriamo quello che c'è da dire, anche i tortellini non erano quelli di pollo. Io vi avverto che il problema del tortellino di pollo ha rischiato di mettere in crisi il cardinale, perché la parte conservatrice della curia gli ha fatto una guerra senza pietà e Zuppi
voglio dire, ci è passato sopra, e da no, bene, l'accoglienza diventa così, forse uno li vuole con il maiale, se li fa con il maiale. Ecco, allora a questo punto noi allora avevamo una possibilità che era legata alla presenza radicata nella città, ma vera, le sezioni che funzionavano, anche noi ci lamentavamo che funzionassero poco, ma erano veramente assurde rispetto a oggi, e ovviamente l'accoglienza, Bologna diventa la città dell'accoglienza. Si risolve il problema? No, il problema non si risolve, perché il conflitto che poi si è stabilizzato in Piazza Verde, eccetera, è continuato, continua, eccetera, eccetera. Però l'atteggiamento che da quel momento in avanti assume, e io credo che Berlinguer è stato da questo punto di vista un punto di riferimento cruciale, nel senso dell'apertura, era quello di insistere ancora sulla democrazia, sui servizi sociali, sul lavoro. Allora Bologna cosa fa? Bologna rimodula la propria organizzazione di quartieri, poi ovviamente abbiamo pagato anche lo scotto, no? Perché quando parlavo prima della giunta che non aveva la maggioranza e che era una giunta di minoranza a Bologna, voleva dire avere tutti i giorni mica i commissari del partito, ma i responsabili nazionali di tutti gli altri partiti, perché hanno visto l'occasione di dire crisi Bologna, crisi della regione, crisi di tutto quanto il sistema. Ecco, io credo che ci sia un problema che allora si è aperto e che si è aggravato dopo, e che è il problema del rapporto tra la politica e le giovani generazioni. Noi non siamo più riusciti a fare questo, anche perché nel momento in cui avremmo dovuto farlo abbiamo pensato che non era necessario, che anche le sezioni erano un ingombro. Ovviamente è noto, no, che quando Togliatti ha pensato all'organizzazione del partito sul territorio, ha pensato alle chiese, sezione chiesa, ha pensato a uno schema che era quello che gli aveva suggerito Pareto, che era quello che gli ha suggerito la chiesa, e quindi questo era il dato. Nel momento in cui noi abbiamo ritirato le nostre forze senza avere quattro reti televisive, un conto è dire, vabbè, la sezione Magnani, dove io ho scritto, la chiudiamo perché se abbiamo a Bologna tre stazioni televisive. Allora in quel momento la difficoltà nostra fu, per esempio a Bologna, di non riuscire a mettere insieme una casa editrice, una televisione, perché la casa editrice era il Mulino, ma il Mulino era la centrale dei cervelli della Democrazia Cristiana, cioè Andreatta era il nostro amico, ma era lì, e Prodi eccetera, voglio dire, vengono da lì, perché lì ha costruito. Noi non siamo stati capaci allora, e magari in un'altra puntata possiamo anche approfondire perché, ma posso dire a loro, la mia è una testimonianza, non siamo riusciti allora, perché allora a partire dal comune non abbiamo capito in sostanza, e neanche nel partito, non abbiamo capito che bisognava rafforzare i nostri strumenti culturali e non indebolire i nostri strumenti di rapporto con la gente. Non abbiamo invece fatto questo. Io posso dirvelo con cognizione di causa, perché intanto sono stato a Gramsci 20 anni, allora il Gramsci di Bologna era il Gramsci di punta dell'Italia, perché aveva più soldi o perché c'era gente più brava, c'erano gli economisti modenesi, i politologi bolognesi, eccetera, eccetera. Era un punto di riferimento, ma perché noi avevamo stabilito di comprare una casa editrice, che era la casa editrice Cappelli, non l'abbiamo comprata, perché abbiamo detto che costava troppo e che bisognava risparmiare, perché c'erano altre cose da fare, e probabilmente è vero, però sta di fatto che non siamo riusciti a saldare allora un insediamento politico così ampio con una capacità culturale che invece il PC a livello nazionale aveva, e il PC a livello nazionale aveva una struttura culturale straordinaria. Ecco, noi non riuscimmo a imitare il Partito Comunista Nazionale su questo, e d'altra parte, a proposito delle polemiche che dicevo prima, non erano gratuite. Il gruppo dirigente nazionale era un gruppo dirigente capace, è che il modello emiliano non era esportabile in Basilicata, e quindi voglio dire, non è che fosse un modello per cui non poteva diventare
la punta di diamante della politica del Partito Comunista in Italia. Era un luogo importantissimo di retroguardia, dove il Partito Comunista, forza d'opposizione, era riuscito a imporre una quantità e una qualità di servizi altrove solo immaginati. Ecco, il problema era questo. Io poi ho detto queste cose, chiamando in causa anche eventi che sono, come sentite, molto bolognesi, ma invece qua sarebbe necessario sentire anche quelli regionali. Io un po' li conosco, ma non ve li ho raccontati perché sono più legato a Bologna, probabilmente, non so. E nel momento in cui, ecco, io questo direi a chi costruisce, soprattutto questo, testimonianze sono importanti. Cercare di capire proprio anche gli elementi più semplici, per esempio, come si organizza la sanità. Noi abbiamo avuto assessore regionale alla sanità straordinario, io non so se quello attuale, abbiamo costruito un sistema sanitario regionale che regge ancora, nonostante tutti i problemi che ci sono. I quartieri li abbiamo riformati, cioè voglio dire, ci sono degli elementi che secondo me sono importanti, perché la Lega li ha copiati. Perché mentre 5 Stelle sono un movimento sparso e non si sa bene quale sarà il destino, la Lega governa le città, la Lega governa le regioni. E non è detto che le governi peggio di noi, non so questo, io non lo so, sta di fatto che hanno il consenso per farlo. Dopodiché credo che abbiano mutuato, non tanto un tipo di rapporto, che noi invece stiamo in qualche modo perdendo anche ora. Mi riferisco a una cosa contemporanea perché tutti hanno diritto a capire la contemporaneità e anche l'hai capita anche ora. Il problema della costruzione di un'alleanza che blocchi la destra avanzante è molto complicato e non si risolve inventando dall'oggi al domani l'alleanza per il governo delle regioni. Si risolve invece avendo un programma che aiuti anche il Movimento 5 Stelle a fare qualche passo avanti e che collochi Renzi dove si deve collocare. L'altra sera io ho sentito una riflessione di Bersani, non è, voglio dire, non dico questo perché Bersani è un grande amico, dico che a un certo punto, interrogato maliziosamente su Renzi dall'intervistatore, gli ho detto no, ma quella perché politicamente ha rilievo quello che ha fatto Renzi. Ha un rilievo, il rilievo è che può essere, come dire, utile alla destra e utile alla sinistra, nel senso che è un movimento che si può spostare di qua e di là. E allora l'interlocutore che era Sallusti gli ha detto, ma lei se n'era accorto, Bersani, quando era plenipotenziario, che c'era già un rapporto nel patto del Nazareno, eccetera, eccetera, e Bersani ha risposto con molta eleganza, ha detto no, io non sapevo niente, però l'ho sospettato. Bene, beh, c'è da dire che anche Salvini ha avuto un passato da comunista padano, quindi ecco, io rimarrei per un ultimo giro veloce da 5 minuti l'uno, anche perché dobbiamo mantenere la promessa di stare un'ora e mezza, non di più, insomma. Riprenderei un po' questo tema del rapporto tra politica e giovani generazioni, perché poi, guardando i numeri, nel 1976 il Partito Comunista tocca il suo massimo storico, che era 12.600.000 voti, che oggi è una roba impensabile, insomma. Ecco, che cosa possiamo aggiungere sull'esperienza del 77 e su come il Partito Comunista a Bologna ha gestito questa vicenda? Due cose molto rapidamente. Intanto davvero ha ragione Tega quando sottolinea l'importanza delle testimonianze. È un'importanza che non ci sfugge, infatti fin dall'inizio ci siamo detti che oltre a fornire le visioni d'insieme, oltre ad affrontare i grandi temi, vogliamo anche raccontare delle storie. Raccontare delle storie proprio a partire dalle biografie, dalle scelte individuali, dai luoghi simboli. E Tega nel suo intervento ne ha autorevolmente ricordati alcuni. Per quanto riguarda il 77, a completamento di quanto di importante veniva detto, sicuramente dobbiamo tenere presente che
quell'anno si colloca sostanzialmente alla chiusura del trentennio glorioso, no? Quei trent'anni dal 45 al 75 in cui non solo in Italia ma in tutta Europa si era registrata una crescita economica e sociale che aveva permesso anche un rafforzarsi della partecipazione e delle dinamiche democratiche. Ecco, i giovani del 77 avevano anche percepito che quella stagione si stava chiudendo e che per loro si apriva un futuro che era indubbiamente più incerto, precario e difficile di quello dei loro genitori. Questo va ricordato. E non è un caso che dall'inizio degli anni 80, quindi subito in seguito al 77, si comincia a registrare anche in qualche modo uno svuotamento delle sezioni, un allontanamento dei giovani dai partiti, si manifestano nuove forme di attivismo, insomma c'è una inizia quella crisi della politica che ancora oggi misuriamo. Quindi nel 77, e concludo, riemerge con grande forza anche il tema della precarietà, precarietà del lavoro, precarietà esistenziale. E guardate, questo mi permette anche di dire, e ritorno a quanto dicevo all'inizio su quanto siano importanti le domande dell'oggi che rivolgiamo alla storia, che rivolgiamo al passato, non è un caso che il tema del lavoro, che sarà uno dei temi cardine della nostra ricerca, è stato affidato come coordinatrice a una studiosa che proprio in questi anni ha prodotto dei lavori sulla storia della precarietà, perché crediamo che questo sia una chiave di lettura. Mi rivolgo a Elisabetti, che è qui presente. Ultima domanda per Giasi. Non ti sarà, anche se vieni da Roma, non ti sarà sfuggito che siamo in un luogo storico della storia del Partito Comunista, ecco. Allora, perché appunto, come sapete tutti, qui finisce la storia, ecco, la storia che abbiamo raccontato oggi, perlomeno, la storia fortunatamente va avanti, anche se poi diceva Gramsci, la storia insegna ma non ha scolari, no? Quindi facendo la citazione al presidente dell'Istituto Gramsci. E, ecco, fu vera gloria questi 70 anni, in 3 minuti. La ricerca, le fonti potranno dimostrare, potranno esibire che cosa fu un partito organizzato di massa. Questa, poi penso che intanto ci vorrebbe la capacità proprio di rispondere a questa domanda, che cosa fu un partito organizzato di massa, insomma pensando alle aspettative, alle speranze, agli interessi, ai bisogni, ai sogni, no? Perché quei partiti non ci sono più, non ci sono più, appartengono ad una storia che è finita nel Novecento. Ora, il populismo trova terreno fertile soltanto se non vi sono organizzazioni di massa. Cioè il rapporto non mediato, diretto tra il popolo evocato e i capi, il capo carismatico che pronuncia quotidianamente qualche discorso alla nazione, che lo può fare attraverso via Twitter, eccetera, eccetera. E il rapporto non mediato, non c'è oggi non ci sono forze in grado di contrapporsi a questo fenomeno che nel mondo è di destra e di sinistra. Cioè, il populismo in sé non ha contenuti precisi, i leader del Sud America e del Centro America, Chavez era un populista, e i leader sudamericani hanno avuto in Ernesto Laclau uno storico, un teorico, un apologeta di quel modello, là dove non ci sono i partiti. Ora, quale funzione svolsero? Ecco, una ricerca, ora non lo si può fare per iscritto in un libro, in un volume, 2 volumi, 3, 10, 100. Noi dobbiamo, secondo me, puntare sulle fonti, esibirle, metterle a disposizione. E abbiamo iniziato parlando della Pepita d'Oro. Ecco, ci sono segreti
bisogna rispolverare tutto ciò che fu pubblicato, divulgato, diffuso, detto, fossero verbali di sezioni o giornali e volantini di quartiere. Se noi con gli strumenti formidabili della tecnologia riusciamo a riprodurre tutta questa documentazione in digitale e a proposito di Basilicata, dove il modello emiliano non poteva attecchire, io sono della Basilicata, quindi quando lui aveva attecchire non poteva attecchire, però noi metteremo a disposizione la rivista, le riviste del Comitato Regionale della Basilicata, no? Sarà sfogliato, si potrà ricostruire un breve periodo di storia, perché là le fonti sono, intanto non c'è l'archivio della Federazione di Potenza, a causa del terremoto, però poi non furono raccolti gli ultimi anni, ma è stato recuperato l'archivio della provinciale di Matera. Ora qua le fonti sono sovrabbondanti e questa storia si può raccontare. Grazie. E per concludere, ovviamente, tenga che ricordo Castelli 30-40 anni fa mandava nei paesini dell'entroterra bolognese ma ecco, allora a Tega, virgola, in onore dei comizi dove dovevi dettare la linea nei piccoli paesi, ci porti le conclusioni di questa serata. No, io mi riguardo bene di portare le conclusioni che ovviamente sono storici, i quali hanno compreso perfettamente che è bene anche proporre non sintesi generali ma esempi, documenti, dati, perché la gente riflette su quello, no? Quando Salvini dice prima gli italiani, in realtà stava dicendo prima io, e prima io un po' lo diciamo tutti, quindi voglio dire, la individualità, secondo me, se non la recuperiamo non usciremo da qua. Individualità che poi però si declina con altre cose. Scopriremo che essere individui vuol dire che solo il bene comune ci può aiutare. Io ho, in questi anni di dorata attenzione, ho fatto un lavoro. Ho scritto un libro sulla Repubblica Francese, sulla Terza Repubblica, ma l'ho pubblicato solo in Francia, per snobismo. No, me l'hanno chiesto là, io ero là e l'ho fatto. Ovviamente mi sono preoccupato di una cosa, di mettere in luce il modo attraverso il quale la Repubblica Francese col suffragio universale arriva al parlamentarismo. E non solo, ma mettendo in rilievo un dato molto importante, che nel momento in cui decidono chi debba essere e come debba essere eletto il Presidente della Repubblica, per un voto, l'emendamento Varlò stabilisce che viene eletto dal Senato e dalle due Camere congiunte, per un voto. Cioè, notate che allora i francesi venivano da 20 anni di impero, dove aveva funzionato il rapporto popolo-capo, cioè il plebiscito. Ecco, allora io volevo un po' concludere con questo. Noi stiamo discutendo in questo momento delle forme della democrazia e occorre intendersi. Ora i punti di riferimento sono il Presidente degli Stati Uniti, Putin, magari Erdogan, un po' di meno, ma insomma quelli che appaiono, e sembra quasi che il problema sia quello che anche sulla discussione della riduzione dei parlamentari, argomento importante e tutto sommato discutibilissimo perché non è un argomento tabù per nessuno, il problema non è di quanto costa la politica ma di qual è la qualità della politica. Quindi io da questo punto di vista devo dire che la difesa del ruolo del Parlamento è una difesa che va al di là dei numeri dei parlamentari, è un problema di sostanza, ci misureremo con la legge elettorale, eccetera, eccetera. E allora io voglio concludere una cosa, noi non possiamo accettare che in questo Stato vengano annullati i poteri e la loro divisione e che a dominare sia solo l'esecutivo. Il che vuol dire che l'esecutivo è in rapporto col popolo, non con i cittadini, col popolo. Quindi fa i plebisciti, fa i referendum, eccetera, eccetera. Cioè elimina quelli che sono
le forme della democrazia rappresentativa. E allora qui verrei andato. Io spero che la storia ci insegni anche però a fare una cosa, a recuperare un rapporto forte con una società molto articolata e molto composita. Noi in questo momento stiamo facendo una prima esperienza di governo. Ho l'impressione che un po' ci siamo già dimenticati di quello che ci eravamo detti prima, cioè dire che i punti di riferimento centrali stanno fuori e non dentro. E i punti di riferimento centrali in questo momento non sono molti, sono pochi. Perché le riforme istituzionali si faranno, ma alla gente non importa molto. Certo, importa che ci sia uno strumento di voto, che ci sia poi un governo, eccetera, eccetera. Importa quello che fa il governo. Allora, i giovani. O noi comprendiamo che le generazioni nuove stanno discutendo, che vogliono un mondo diverso, oppure non ne usciamo. Vogliono verde, si sono fissati sul tema del clima, è un argomento che sembra alcuni astratto, ci sono uomini di scienza che vanno a raccontare alla televisione che tanto ci sono le ere geologiche, sappiamo tutti che sono le ere geologiche, però non è che noi viviamo un'era geologica, noi viviamo poco e quello che vogliamo migliorare è la nostra condizione di vita qua, ora. Allora il problema non è tanto quello di prendere emblemi e usare emblemi, quanto quello di fare delle politiche. E allora non c'è dubbio che una politica legata al tema della soluzione di alcuni grossi problemi che riguardano la salvaguardia dei territori. In Italia non è il problema dei ghiacciai che si sciolgono, che pure è un problema. Il problema è che quando piove straripa un fiume, ammazza 50 persone, cioè il territorio. Cioè, quindi questo che ci sta chiedendo tradotto in lingua italiana vuol dire dobbiamo occuparci del territorio. E questo è un problema serio. Ma il problema più importante per riprendere un rapporto con i giovani è il lavoro. Ci sono generazioni senza lavoro e le generazioni senza lavoro perdono la loro dignità e anche la loro spinta a fare. Io devo dire che questo ho un'esperienza diretta. Facciamo studiare la gente, non è vero? La facciamo studiare, facciamo fare 5 anni di università, 3 anni di dottorato, poi gli facciamo fare anche un master. Sono arrivata a 32 anni. Le aziende gli dicono che non importa che presentino il curriculum, tanto non lo leggono nemmeno. Voglio dire che c'è una situazione all'interno della quale o c'è una spinta alla ripresa produttiva e quindi i giovani trovano un lavoro, ovvero i giovani col sindacato non vogliono neanche parlare, perché il sindacato secondo loro protegge solo chi ha un lavoro già definito. Non so se è vero, certamente non c'è grande attenzione ora sul cuneo fiscale, sembra che si scaldino, speriamo che si scaldino, che vuol dire più posti, il lavoro. E inoltre c'è un problema che riguarda i diritti civili. Io sono d'accordo che ci sono questioni che vanno affrontate gradualmente e non tutte insieme, ma lo ius culturae che non è all'ordine del giorno di un governo a me sembra assurdo. Lo ius culturae, come voi sapete meglio di me, è che ci sono delle persone che fanno anche gli olimpionici, vincono anche le medaglie, li esibiamo quando a pallavolo fanno delle schiacciate straordinarie, ma non gli diamo la cittadinanza italiana. E sono 30 anni che sono qua, 20 anni. A 18 possono farla chiedendolo, ma molti non la chiedono. Poi lo ius soli. Lo ius soli è un'altra storia. Probabilmente è più difficile. Però io devo dire che ho sentito anche recentemente per televisione, quindi non è una mia brillante idea, però ci sto lavorando da anni per conto mio, facendo anche dell'iniziativa all'Accademia delle Scienze, dove tra un po' mi diranno che vado a fare il comunista altrove, però voglio dire, intanto per ora non me l'hanno detto. Io l'anno scorso ho fatto un seminario sul Mediterraneo, volevo capire cosa succedeva, mi sembrava di essere un po' troppo in là. Ecco, invece mi sembra che il problema vada ripetuto, sto pensando a un'altra cosa. Lo sentivo da Bersani e anche da Massimo Cacciari l'altra sera, cioè
quale politica di accoglienza, ma quale politica sull'immigrazione. Cioè quale, se non quella di realizzare un rapporto tra l'Europa meridionale e l'Africa. E va bene, qui la Francia è più importante di noi, dobbiamo rassegnarci. Se vogliamo fare un rapporto con la Tunisia e la Libia, dobbiamo prima farlo con la Francia e dobbiamo cercare delle modalità attraverso le quali noi acquisiamo, perché è un fatto positivo acquisire le persone che vengono fuori, positivo per mille ragioni, ma bisogna che noi discipliniamo questo argomento. Allora io ritengo che uno dei ruoli fondamentali che ha chi governa in questo momento, specie chi pensa di essere l'interprete di una novità, chiamiamola sinistra, ma di una novità, è bisogna che si impegni su questo. E il partito di correnti non ci serve. Era la DC, un partito di grandi correnti, ma era un grande partito, aveva un altro destino, aveva un'altra storia, è finito peraltro, no? E anche noi abbiamo avuto altre vicende. Io ritengo che se questa storia che facciamo per l'Emilia Romagna e che in qualche modo esemplare ci aiuta anche a ricomporre un quadro politico a partire dalle città. Si vince governando le città in questo paese, governando i paesi, e allora voglio dire si vince anche formando chi governa. La soluzione, il partito che ha avuto una sua storia in questo, gli amministratori li formava. Appena iscritto ti facevi 10 anni di gavetta prima di andare a fare l'assessore. Voglio dire che noi abbiamo necessità di mandare a governare persone capaci, ma di andare a governare, di governare anche i piccoli paesi, perché i rapporti con la gente li hai solo così. E i rapporti con la gente abbiamo visto quali sono stati quelli che si sono materializzati con l'accoglienza e qual è stato l'atteggiamento del Ministero degli Interni, no? Distruggere quelle situazioni. Ecco, noi invece dobbiamo in qualche modo costruirle. Diceva Mattarella proprio ieri all'Europa, rivolta all'Europa, guardate che se non risolvete il problema dell'immigrazione sarete travolti. Io prima ho fatto un giro qui intorno e non sono uno che ho contatti immediati col ceto medio colto, diciamo così, ho perso un po' di rapporti che avevo prima, però io ho visto un po' la situazione che c'è anche nella città come Bologna. E insomma, noi bisogna che l'accoglienza, come ha detto il cardinale, che io continuo a citare perché mi sembra l'unico punto di riferimento che a Bologna in questo momento ci aiuta a riflettere, detto, non è chiamare uno e poi presentargli il conto della stanza, vuol dire un'altra cosa. Secondo me vuol dire capacità di governare. Adesso non sei più il presidente di quartiere, io prima gli ho fatto la domanda, come te la cavi? E mi ha detto, beh insomma, ci provo. Ecco, questo io ho apprezzato molto, ho detto, ci sto provando. E il problema in questo momento è quello che se noi non abbiamo una capacità di recupero di queste dimensioni, e io l'ho detto prima quali sono, le voglio ripetere, noi perdiamo il rapporto con i giovani, poi magari noi continueremo a votare a sinistra perché c'è, come dire, uno spirito troppo forte che non si arrende di fronte alle scissioni dei partiti, anzi se ne infischia. E perché pensa che anche che poi quelli che fanno le scissioni avranno poca fortuna, perché in sostanza uno che sta a sinistra vuol stare con un partito grande, non con un partito piccolo, perché sa che con un partito piccolo non inciderebbe. Inciderebbe soltanto se avesse interesse ai poteri personali di quelli che ne fanno parte, salvo alcuni come quelli di Leo che non si occupano neanche di avere un potere personale, ma questa è un'altra cosa. Quindi io concluderei un po' in questo modo, esortando, questo ce lo diceva il grande poeta Foscolo, italiani vi esorto alle storie, no? E quindi in qualche modo non solo faceva adorazione, ma quello scriveva, i sepolcri sono un racconto della storia. Lo diceva nel momento in cui non c'era un'Italia unita, in cui non c'era neanche la possibilità di una cosa che desiderava, ma era questo che desiderava. Io non ho questa pretesa, dico soltanto che se facciamo questa storia, e la stiamo facendo, facciamo in modo che questa, come dire, vivifichi una situazione.
e richiami il partito a una serie di responsabilità che in questo momento, a mio avviso, non porta avanti in maniera, come dire, completa. Ecco, diciamo, non ce la fa, aiutiamolo se non ce la fa, ma non aiutiamolo a disertare un terreno sul quale invece o si misura o perde, perché questo governo o riesce a costruire una diga al salvinismo o altrimenti non farà altro che favorire quella posizione. Se fallisce questo governo è un aiuto che noi diamo all'affermazione in Italia di un partito che pensa di avere un consiglio di amministrazione che governi il paese, non un Parlamento. Grazie, grazie, grazie a Roger Ortega, sempre acutissimo nella sua analisi. No, io concludo dicendo che se esiste una specificità emiliana rispetto al comunismo, diciamo, nazionale, è che i comunisti in Emilia-Romagna dovevano anche amministrare e quindi dovevano imparare a confrontarsi, dovevano imparare a parlare con tutti, dovevano capire che la politica è anche inclusione. Forse il passaggio, come dire, di difficoltà che aveva il Partito Comunista negli anni 70, quando tu andavi a Roma e a Roma dicevano che insomma siete un po' troppo consociativi, il passaggio era proprio quello, che in Emilia appunto dovevano anche governare i comunisti, non potevamo parlare solo della teoria. Ecco, però non voglio ovviamente anticipare nessuna conclusione di quello che sarà scritto nell'ottimo testo che sarà presentato sicuramente qui a gennaio nel 2021, giusto? Sì, allora il portale e la mostra saranno pronti nel gennaio del 2021, la ricerca storica si concluderà entro il 2021, quindi prima della fine dell'anno. Bene. Quindi l'appuntamento è ovviamente di nuovo qui, grazie a Carlo De Maria, grazie a Francesco Giasi, grazie a Walter Teghi, a tutti voi.